la Fondazione Francesca Pirozzi, ci inventiamo qualcosa di nuovo per continuare quello che ci ha lasciato Francesca, in sua memoria poter fare delle cose utili. Vi ricordo che stiamo finanziando un progetto di ricerca oncologica al Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Urbino e quest'anno ci siamo inventati due cose: una serata di gala il 1° dicembre, una cena con 100 persone dove abbiamo parlato di sana alimentazione, un po' come è il nostro stile, e per fare una cosa un po' particolare abbiamo affittato un negozio nel centro di Fano in corso Matteotti 163 e abbiamo messo a disposizione delle opere d'arte e dei preziosi che vari artisti e varie famiglie ci hanno donato per poter contribuire in modo particolare alla ricerca. Abbiamo addirittura deciso di prolungare il periodo fino al 14 di gennaio perché qualche pezzo è andato via, ma qualche pezzo è arrivato. Infatti un paio di artisti fanesi sono entrati a far parte della collezione, qualche persona ci ha donato alcune opere, tra cui Luciano Pusineri, un pezzo di un artista scomparso, del quale abbiamo poi rintracciato la figlia perché ci faceva piacere condividere questa esperienza particolare. Quindi fino al 14 di gennaio continua questa strana mostra per la ricerca. Ringrazio la fondazione per l'invito e il donatore che ha affidato l'opera di mio padre a quest'asta. Un breve profilo: mio padre è anagraficamente babbo, è nato nel 1921 e mancato nel 2012, però come personalità sicuramente è attuale. Babbo è un artista che ha iniziato a operare dall'immediato secondo dopoguerra, in cui a Fano si era creata un'atmosfera molto stimolante con vari cenacoli, un po' come una piccola Montmartre. Lui e i suoi colleghi artisti fanesi partecipassero ai vari linguaggi artistici come arti figurative, teatro, cinema, per non dimenticare le esperienze come carristi al carnevale. Un altro aspetto interessante è che all'epoca provenivano dal panorama internazionale i vari echi delle correnti artistiche come l'astrattismo e l'espressionismo, di cui mio padre poi ha fatto esperienza. In seguito si è stabilizzato come ritrattista e paesaggista. Anche la Fondazione Francesca Pirozzi fa parte di Fano al Centro e del Centro Commerciale Naturale attivo a Fano. Grazie al circuito di cashback si possono acquistare queste opere di valore e nel contempo accumulare valore per fare altri acquisti all'interno del circuito del cashback di Fano al Centro. Per noi è importante le collaborazioni con altre associazioni e fondazioni del territorio in modo tale da valorizzare sia il territorio, il consumatore e anche l'acquisto in sé.